Riaperti oggi, anche se non in tutte le regioni, librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Ma il governo sta già valutando quali attività fare ripartire entro la fine del mese. Fra queste la moda, il settore delle auto e anche la metallurgia. Si valutano sblocchi mirati che il Premier Giuseppe Conte in assoluto non ha escluso. Per le scuole, come ipotizzato al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, appare ogni giorno più probabile che se ne riparli a settembre. Inizia a emergere anche il dossier estate, con il timore di spiagge chiuse e turismo ancora bloccato. Ma il sottosegretario Lorenzo Bonaccorsi assicura che andremo al mare con misure per il distanziamento in spiaggia e a favore del turismo di prossimità. Ancora prima di andare in vacanza, però, bisognerà capire come tornare a lavorare, a partire dai rischi che potrebbero sorgere nell'ora di punta se tutti torneranno a prendere insieme metro e autobus. Ecco perché il ministro Paola De Micheli ipotizza un mix di smart working e di orari flessibili a partire dagli uffici pubblici per scaglionare gli ingressi al lavoro. E insieme l'uso di tecnologie che permettano di contare e quindi di limitare gli accessi ai bus, magari stabilendo come criterio che i passeggeri siano seduti e non occupino tutti i posti. Gli esperti della task force, dopo un primo incontro sabato, torneranno a riunirsi in videoconferenza, probabilmente alla presenza del Premier, per iniziare a entrare nel merito, magari organizzandosi in gruppi di lavoro. Il compito è proporre modelli per la ripresa delle relazioni sociali, oltre che per il lavoro. L'orizzonte per dare le prime risposte è quella del 3 maggio, nuova data fissata da Conte per il lockdown. Prima di allora, però, potrebbero arrivare con un aggiornamento della lista delle attività consentite da parte del Ministro dello Sviluppo Economico nuove riaperture.